Ciao a tutti amici, bentornati su Bannerlord. Oggi si continua la nostra campagna dove oggi cadrà un'altra testa. Follow your sergeants! In questo breve tempo in cui ho fatto poco, sono riuscito ad reclutare Varys come mio companion, perché avevo solo un posto e mi serviva qualcuno con charm per far sì che qualcuno che possa gestire la mia città. E sapete quanto mi è costato? Mi è costato una bellezza di 757 monete e basta. Quindi presumo che non capisco perché Briandi Tart costi 20.000 quando poi c'è Varys che sta a 7,57, cioè... Non lo so, un po' ambiguo, però chi siamo noi per giudicare? Ma tu che fai là? Bene. Ramsay Snow. Fai una brutta fine. Niente, ma adesso, no? Che abbiamo abbiamo preso Snow, questo Ramsay Snow che poi sarebbe Ramsay Bolton, però giustamente in gioco non fa cambiare, no? Io direi, innanzitutto, sono riuscito a cambiare l'armatura. Ho trovato questa, che è veramente veramente forte, pesava giusto 2 kg in più, ma è veramente ottima, veramente ottima. E alla fine da più difesa a gambe e braccia credo che sia meglio. Perdo giusto 2 dietro, va bene. Allora, clan, no. Il problema è che io mo potrei avere il tratto cattivo. È scappato. Non ce l'ho. Bastardo. Se facessi vendi tutto andrò tipo... Se la metti così... E c'ho ancora i soldi. Va bene. Ok, non mi lamento. Che? Okay. Ma quanto cibo c'ho? Ma santo cielo benedetto. Sto andando a Stoney Sept perché lasciare questi soldati da soli è un mezzo suicidio. A questo punto è meglio andarne ad aiutare. Vedete che poi arriva un esercito enorme. A sto punto è meglio se partecipiamo, ecco. Noi ci prendiamo su il cibo in questo caso. Vediamo se possiamo. Esatto. Oh. Io non vorrei che facessero. Se volessi partecipare, no? Hanno 6 giorni di cibo. Allora, conti in logica. Tu aspetteresti questi 6 giorni di cibo per attaccare. E invece qua sono stupidi. Sono deficienti. Siege Workshop in Bodygate completed. Bene. Banista e 2 catapulte. Rischioso. È rischioso. L'unica cosa decente che si può fare. Che la porta è laggiù, vedete? Adesso. Allora, avviciniamoci un po' di più. Oh, oggi c'è una mia di merda, eh? Vabbè. Vabbè.
Andiamo da sto omaccione. Ok, una e due. Ho perso un immacolato. Porca allora. Dove va il mio daghetto? No, no, fermo. Vabbè, iniziamo un po' di... Niente, oggi non ho mira. Quindi il mio drago vuole per forza di... Non puoi entrare. Mi fa manco passare. Mi fa una giattana. Non si capisce niente. Bene, perfetto. Non sono manco rientrati nella fortezza, abbiamo preso Stony Sept. Bene, bene, bene. Tabù ormai, piglia tutto. Eh? The basement of the currency. Ma sei pazzo? Luca Khan gains 100 denari per ogni... No! Che cazzo stai a fa'? Ma sei impazzita? E io ho perduto uno di gran tapo. Ma sì, che cazzo, poi sai. Ok. Abbiamo distrutto le mura. Andiamo all'attacco. Distruggiamogli questo castello. Che poi spero che non dia a me, perché io non lo voglio. Command! Sergeants, take command! Madonna, guarda che bella visione! Beh, senti, io pensavo di poter fare una cosa col drago, invece non posso. Aia. No, 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 non ti incazzare, non ti incazzare, non ti incazzare, che questo va contro la gente. Fuggire.
Perso sei uomini. Gli anito ho perso, però porco dinci, porco. Non si deve devastare niente. La popolazione già sta soffrendo. Se diventiamo peggio di nuovo è finito. Poi è ovvio che se se lo meritano, uno dice ok. Che cazzo? Fe. Che? Dorn è caduta. Ma questo è uno fortissimo, cazzo l'ho fatto. Chi cazzo sono questi? Avanne. Porca puttana. E all'improvviso più di 1000 uomini stavano assediando quei Fingers Crest. E ho chiuso un po' di nord, alcuni devono arrivare, ma non possiamo più attendere perché altrimenti la situazione peggiora. Siccome voglio ucciderli, intervengo io. Facendo come? Così. Porca puttana. Si può dire? Si può dire? Si può dire porca puttana? Devo andarmene. Prendiamo soldati, eh. Mi sta bene un po' di gerarchia. Niente, io perdo solo Queensman, è assurdo. Non c'è verso di perdere altri uomini. O perdi quelli, o perdi quelli. Non è che dici, sai, ma niente. Una buona vittoria, però Daemon ha perso veramente un sacco di uomini. Non. Ci ha perso 11 cavalieri sotto. Lui gli sei. Che succede? Perché c'è questo? C'è stato sto momento di. Che sono sti cani di frame? Sotto. Prigioniero. Ciao. I. Your help was most welcome, stranger. Again, you. Your help was. I don't. Mamma santa. Che cazzo. Posso fare niente? Buttiamo tutto. Che devo fare? Non posso. Bene, non posso. Prendi tutto. Io vorrei capire con cosa sta assediando Mone. No, proprio per una catapunta. Una niente e
Non hanno due catapulte. Un attimo. Come? Tre catapulte e una banista. Senti, lascia a te il tuo compito. Io non posso sprecare i miei uomini. Cioè, capitemi, ma io non posso sprecare i miei uomini perché questi non sanno fare gli assedi. Cioè, a me questa è la cosa che mi fa incazzare come una bestia. Cioè, vedete, i cattivi assedi questo fanno. Clan Tier 5, mi sa. Ebbene sì, Clan Tier 5. Posso avere un altro companion che potrebbe essere Brienne di Tarth. Ci sto pensando, ci sto veramente pensando. Ma finché non arriva quel giorno, io mi godo le mie cose. Queste come sarebbero sulla mia armatura? Molto buoni. Ebbene, miei signori, Stone Sept è stata ripresa, gli sono fatti un botto di soldi alla faccia loro. Io vorrei prendermi... Cazzo, ho sbagliato? Vabbè. Io vorrei prendermi una tra King's Landing e Storm's End. Io lo esigo. Perché io non è che sto facendo tutto sto burdeng per senza niente. Andiamo laggiù. C'ho 1010 uomini. Che poi posso diventare 1050 contando solo i miei. Che succede? Perché perdo uomini? Che cazzo vuol dire? Qualcuno ha preso più uomini del dovuto, mi sa. Ma tu che fai? Niente, vabbè. Ah, ah, ah. Costo. Quanto costate voi? Vabbè. Abbiamo una buona armata. Ma siamo troppo pochi. King's Landing fa 1500. Con 1010 non ce la faremo mai. A meno che non abbiano poco cibo e noi possiamo semplicemente fare morire di fame. Oppure vado per Storm's End, ovvero. Che è? Ovvero Capotempesta. E glielo metto in cuba. Raga, è l'unico modo. Ok, una cavalleria è stata sbaragliata quasi. Bene. Benissimo. Madonna mia. Le regole, tutte le regole stanno dietro. Comunque 452 soldati. Che? Benissimo, questo deve venire con me. Sam. Quindi. Oh, Clegane scappa sempre. Un top codardo. Che succede? Sono in septa Tank Torak. Tu dove vorresti andare, Silverin? Perché? Ma io non capisco. Noi abbiamo letteralmente circondato Storm's End e King's Landing. Noi dovremmo andare lì e invece no, dobbiamo fare i nicchi nerni. Dobbiamo stare qua. La faccio io una pazzia. Perché? Perché io voglio Capotempesta. E lo avrò. Mi interessa minimamente. Facessero il cazzo che vogliono questi. Io mi prenderò Capotempesta. Non è adesso, sarà nel prossimo episodio.
Quando è? Io personalmente non lo so, ma lo farò. Vabbè. No! No! Nisa Arwen. No, Nisa Arwen sta prendendo Capotempesta. Vabbè, senti. Buttiamoci a muovere a King's Landing, già siamo grandissimi. Sa che Storm Sand. Però se Storm Sand viene preso da una valle, capite quanto è forte? La valle, sì. Cioè, questi c'hanno Dorn per intero. Boh, come cazzo abbiano fatto? Mi sfugge, perché i Dorn sono forti. Non è che sono i primi stupidi. Vabbè. Besiege. Ok. 5 giorni di cibo. Quindi se gli ammazziamo la garrison, perché non avranno cibo, vorrà dire che avranno ben 300 uomini in meno. Ma questi fanno, cioè sono veramente veloci nel fare le catapulte. Mamma mia. Sto consumando un sacco di influenza, ma per me è per una buona causa. Avere approdo del re significa togliere i Lannister da questo spazio maledetto. Ma si può sapere chi è l'ingegnere, per favore? Oh, oh, un muro sta per rompersi. Allora, noi abbiamo 2 mura rotte, 4 catapulte incendiarie e il cibo ancora non se ne scende. A questo punto io direi di attaccare il nemico, il più grande assedio che si sia mai fottutamente visto, ragazzi. Tutti in posizione. Loro sono senza un cazzo. Quello che possiamo fare noi con il drago adesso è quello di massacrargli un po' di soldati che si trovano qui vicino alla porta, vedi, da laggiù. È l'unica cosa che noi possiamo fare. Mamma. Ok. Adesso ritorno da qua. Perfetto. Andiamo per di qua. Vediamo se qua possiamo dare una mano da qua dietro. Va bene così. Adesso dobbiamo avanzare noi. Dobbiamo essere ceneri, perché questi hanno un sacco di soldati. Non lo sono il doppio di noi. Come on.
Ma porca puttana! Avanziamo, va. Ma madò! Ma qua con Dago facevo una strage. Ma non fa niente, è meglio questa battaglia così. Come ai vecchi tempi. Vun Vun è incazzatissimo, ma giù. Sai che faccio? Da qua sopra. A tu cogli, sempre cogli. Madonna. Chi sono questi? Madonna, sono cagato sotto. Andate! Mamma mia, ma non attenaglia che abbiamo massacrati! Massacrati! Questi scappano. Meno ne scappano e meglio è, ragazzi. Cazzo. Ragazzi, è con grandissimo piacere che Approdo del Re è stato conquistato da me medesimo. Adesso stanno cercando tutti. Oh, perfetto. Ma non è finita qui, perché adesso c'è una battaglia nella fortezza. E adesso vi voglio. Ragazzi. Adesso ci sarà il panico più totale. Andiamo in attacco contro gli ultimi 64 rimasti. Ci portiamo con noi Vun Vun, Tartorak, Justin, Tyrion. Questi qua ce li dobbiamo portare. Abbiamo bisogno di uomini forti. Pertanto io direi che degli Immacolati fanno sempre bene. E abbiamo bisogno di 4 arcieri buoni. Andiamo. Bene. Un altro è andato. Abbiamo vinto? Signori, Approdo del Re è nostro. E direi capitano di Kingsguard, mi piace, verrà con me. Ne prendiamo tutti, va. Legendary Knight Crossbow, questa va a Tyrion e te la meriti, sinceramente. Prendi tutto. Approdo del Re è mio. Mio! Mio, show mercy. Approdo del Re è di Janarius, per fare. Ragazzi, direi che per me in questo caso il video può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate. Oggi è la disfatta dei Lannister nella prima parte, perché Storm's End è caduta in mano a quelli della Valle e noi abbiamo preso Approdo del Re, abbiamo scacciato i Lannister da questa zona e adesso dovremo andare dritti dritti verso Fairmarket, Riverrun, Lannisport e Casterly Rock, perché Casterly Rock la voglio.
Noi ci vediamo su un altro episodio. Ciao ragazzi.